Bene, colleghi, come siamo messi? Onorevoli Elvira Savino, onorevole Bossi. Bene, abbiamo votato tutti? No, l'onorevole Savino non ha votato. Proviamo ad andare al posto così magari riesce prima. È riuscito? Va bene, la votazione è chiusa. Presenti 338, votanti 322, astenuti 16, maggioranza 162, favori 290, contrari 32. La Camera approva. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge in commissione in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la nona Commissione Trasporti ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento, Quintarelli ed altri, disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, numero 2520. La Commissione ha elaborato un nuovo testo. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 2892 A. Modifica dell'articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 10 marzo hanno avuto inizio gli interventi sul complesso degli emendamenti. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il gruppo di Area Popolare, con riferimento a questa proposta di legge, ha valutato di chiedere all'Aula